splendida, la compagna magica che ti divertirà. E i programmi soliti che non danno la carica, tu che puoi rifiutali, sintonizzati su me. E sarà bellissima, intelligentissima, scelta azzeccatissima, come me.
IVIP, musica italiana dal vivo, grandi professionisti che sono ritrovati assieme, che hanno militato in orchestre e che giustamente possono regalare la loro esperienza ancora. Buon martedì, carissime amiche ed amici di Viva la Musica. Tra poco vi dirò una cosa importantissima, ma intanto salutiamo lo zio. Buongiorno caro zio. Buongiorno caro Alberto, buon martedì anche a lei. San Floriano, andiamo in piedi di Castelfranco Veneto, provincia di Treviso. Molto bene, San Floriano, salutiamo il nostro Sergio. Sergio Solivo. E abbiamo anche un proverbio, un detto oggi. Sì, abbiamo ascolta la Vergine, madre del Signore, assieme a suo figlio parlano del tuo cuore. Una sorta di, quasi una piccolissima preghiera, insomma, molto carina. D'altronde, frate indovino, non è, insomma, siamo abituati a queste citazioni. Il mio Barbanera, invece, l'almanacco più laico, mi dice San Antonina Martire. Antonina è una delle varianti femminili del nome Antonio. E che deriva dal latino Antonius, di origine etrusca, naturalmente, colui che fronteggia i suoi avversari, o anche inestimabile. Il proverbio: onestà di bocca assai giova e poco costa, insomma, quindi essere sinceri sicuramente è meglio. Allora salutiamo il nostro Capitan Marco che è con noi, buon martedì ragazzi, ciao. Il più giovane regista della nostra troupe, ieri avevamo l'unico regista al mondo con la propria sigla, esatto. La sigla è adesso abbiamo il più giovane regista della nostra troupe, però ecco, non so se ne sono più giovani, su questo non posso sbilanciarmi. Allora, importantissimo, me ne scuso e mi sono reso conto, domenica prossima, 9 maggio, c'è la festa della mamma e voi sapete che è nostra abitudine festeggiarvi, amiche. Allora, l'anno scorso siamo partiti un sacco di tempo prima, ma oggi, quest'anno purtroppo in mezzo a tutto sto caos, me ne sono veramente dimenticato. E allora, importantissimo, se avete piacere, noi sapete che quando vediamo le vostre fotografie, quando facciamo questi collage musicali, non fa altro che, insomma, veramente alimentarci l'affetto, il piacere di stare con voi. Quindi lo ripeteremo durante tutto il corso della trasmissione. Aspetto le fotografie di chi è mamma, di chi lo è stata. Se avete la vostra mamma che non c'è più, come sempre, chiedo sempre fotografie che si vedano abbastanza bene. Ecco, provate a fare magari anche col telefonino qualche prova in più, toglietela dalla cornice, a meno che non siano quelle cornici, ecco, e mandateci le fotografie vostre, chiunque è mamma. Ecco, festa della mamma, noi vi aspettiamo. 392 666 0099, entro come sempre, sapete, il giorno di giovedì, ecco, non più tardi di giovedì. Va bene zio, allora adesso mi fermerai un attimo. Certo, andiamo a sentire. Andiamo a sentire, va, cosa dicono i nostri giornalisti. Allora abbiamo le anticipazioni del TG Veneto News, tra 3 minuti siamo di nuovo con voi, prego. Eccoci qua, allora buon martedì. Allora ripeto, ricordo, siamo in ritardissimo, ma ce la facciamo se voi ci date una mano. Quindi iniziamo a raccogliere le foto per la festa della mamma di domenica e aspettiamo al 392 666 0099 le vostre fotografie di tutte le mamme, quelle che ci sono, non ci sono, di tutte le mamme. Ecco, quindi domenica poi vi festeggiamo sulla canzone dedicata alla mamma. Ma adesso, intanto, caro zio, cosa facciamo sentire di bello? Andiamo con le mondine. Le mondine, sentiamole insieme a voi. Siamo donne dal cuore sincero, siamo donne e amiamo davvero. Tu non sai che non serve poi tanto un semplice gesto, un timido sguardo. Il cuore si riempirà di dolcezza e passione, tenerezza e emozione, ricchezza e complicità. E ne sai tu di un cuore malato. Tu che sei,
sei tu che sei quell'amore sprecato. Grazie a te che mi hai fatto soffrire, che mi hai fatto impazzire, che hai distrutto il mio cuore. Ti ringrazio perché io sognavo l'amore e mi hai fatto capire che un sogno al mattino se ne va come. Siamo donne col cuore nel petto. Siamo donne non solo nel letto. Siamo noi che portiamo per mano quel tuo palpito strano tra sacro e profano. E senti nel cuore, una donna è capace di farti felice e capire chi sei. Che ne sai, che ne sai, che ne sai, che ne sai tu di un cuore malato. Tu che sei, tu che sei, tu che sei, tu che sei quell'amore sprecato. Soffrire, che mi hai fatto impazzire, che hai distrutto il mio cuore. Ti ringrazio perché io sognavo l'amore e mi hai fatto capire che un sogno al mattino se ne va come te. Io sognavo l'amore e mi hai fatto capire che un sogno al mattino come te. Eccoci, eccoci qua, caro zio, molto bene, bella canzone Le Mondine. Ma adesso con il nostro Germano andiamo a darvi il buongiorno con questa canzone che sta spopolando. Prego, regia. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Zio, un po' invitiamo il nostro pubblico un po' di allenamento naturalmente. Allora, come sempre, tra poco vedremo anche cosa ci ha mandato la nostra Franca. Ricordo, oltre alle foto della mamma, per domenica, attenzione, abbiamo iniziato la raccolta delle foto della mamma. Tutte le mamme sono chiamate all'appello, anche voi, se avete le figlie che sono mamme, insomma, che magari stanno solo al lavoro, non sono a casa, insomma, mandateci le loro fotografie. Abbiamo tempo fino a giovedì, quindi anche se non riuscite adesso, abbiamo tempo fino a giovedì, non è tanto perché sono due giorni. Ecco, potete mandarli anche al pomeriggio, scrivetevi il nostro numero di WhatsApp 392-666-0099 e poi aspettiamo come sempre i video divertenti, le vignette divertenti che si possano naturalmente vedere, ma questo lo vediamo poi noi. Adesso però facciamo così, un'altra bella canzone, sono le 11:18, caro zio. Andiamo con Luigianna. Luigianna, Luigianna che arriva a tenerci compagnia, eccola per voi. Navigando verso l'aurora, tu ragazza hai perso l'amore, naufragando dentro il tuo cuore.
te sei la più bella, la marea ti porta lontano ai confini della realtà. Ma se l'ascolterai una voce, forse sentirai notte si incendia la notte, le onde del mare si infrangono forte sul cuore, danza da sola, dai danza finché la tempesta pian piano si allontanerà. Ascolta il canto che nascerà. Lento si allontana ogni tormento, questa notte vuota d'amore chissà dove ti porterà. Ma se l'ascolterai una voce, forse sentirai. Eccoci qua, il canto del mar. Allora, un saluto anche a lui Gianna e come sempre un grazie naturalmente a tutte voi amiche ed amici che ci seguite, che passate parola, quindi anche di persone che magari non conoscono o non sono abituate a vedere la nostra trasmissione, che piano piano poi diventano parte della grande famiglia. Con Franca, che è la nostra spacciatrice, caro zio, di cose simpatiche, come sempre chiediamo, come posso dire, dimostriamo il nostro affetto ai carabinieri, che però sono protagonisti immancabili di questi sketch. Ecco, ricordiamo però, questo ci serve, zio, per mandare dei messaggi a tutti. Attenzione a chiudere le finestre bene in casa, se vi trovate in situazioni particolari, ecco, perché possono probabilmente anche vedervi, ecco. Può essere. Però non è solo questo il risvolto. Vediamo un po', sentiamo un po', andiamo a vedere. Prego, regia, cosa succede a questo amico carabiniere ripreso da un vicino di casa? Prego, regia. Chiaro. La sera, quando tu e tua moglie fate l'amore, chiudi la finestra. Capito, avvocato, me la vedi lei, cioè non ho capito perché ognuno c'è a casa sua, ognuno fa quello che vuole. Perché dovrei chiudere le finestre? Non riesco a capire. Beh, te la devo dire tutta. Da qua, ieri sera, si vedeva tutto. Ieri sera? Ieri sera non stavo a casa io.
ieri sera. Si vede ieri. Aspì, avvocato. Maria? Maria? Maria! Ecco, bisogna stare attenti, caro zio, sia a chiudere le finestre per vari motivi, ecco, perché non si sa mai cosa può succedere. L'occhio sempre vigile, l'occhio sempre vigile. Sì. Grazie Franca e grazie anche alla simpatia, naturalmente, è una bella canzone che ci porta alla pausa pubblicitaria. Ricordo, scusatemi se ve lo ripeto, ma abbiamo due giorni praticamente buoni, aspettiamo le foto della mamma per la festa della mamma entro giovedì, se volete mandarcele, 392-666-0099. Organizzatevi anche nel pomeriggio, anche domani, insomma, però entro giovedì. Allora, chi arriva? Fabio Cozzani. Fabio Cozzani per tutti voi. Se negli occhi avrai mille orizzonti e traguardi mai, sei sopra un treno che non fermerai, vai sempre avanti e tu vincerai. Non fermarti, non farlo perché il mondo ti chiama. Sogno di te. Oh, 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 guerriero. Oh, 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 guerriero tu sei. Al tempo e ne alla paura, la vita ricorda che è un'avventura. Non devi fermarti, non devi mollare, la vittoria è dura e bisogna lottare. Non fermarti, non farlo perché il mondo ti chiama. Sogno di te. Oh, 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 guerriero. Oh, oh, guerriero tu sei. Se trovi una donna che ti ama davvero, regalale il sangue di un cuore sincero, poi stringila al petto come fa un uomo vero e dimostra a tutti che sei guerriero, guerriero, guerriero.
La gente... Eccoci, eccoci qua, ancora buon martedì, carissime amiche ed amici di Viva la Musica. Allora, caro zio, nel nostro ricordo di Coco e Rita, i due papagallini, ci facciamo dare il buongiorno dalla nostra Adriana con Chip Chip, buongiorno. Prego, regia. Molto bene, eccoli qua, caro zio, al mattino li sento sempre, sono sempre molto divertenti. Vorrei dire una cosa importante invece, mentre aspettiamo le fotografie della mamma, ricordo entro giovedì, perché le useremo domenica in un collage musicale, scusateci il ritardo, ma insomma fate in tempo, abbiamo due giorni per poterle raccogliere, e vorrei ricordare, caro zio, che ci sono, se non si vuole, ecco, se uno vuole... farsi dare l'età di una donna, ecco, ci sono vari modi per poterlo fare, ecco, perché sembra indiscreta la domanda, però si può avere la risposta. Buone. Abbiamo qua un esempio, sempre grazie a Franca. Attenzione, prego regia. Quanti anni hai? Non si chiede l'età ad una donna, dai. E quanto pesi? Ho 45 anni. Ha capito, zio? Ecco, ecco, questo è un modo per aggirare l'ostacolo. Non è male, non è male. Va bene, dai. Arriva una bella canzone. Vi ricordo che fra 20 minuti circa ci collegheremo con una giovane dottoressa, un nostro nuovo sponsor, che ci terrà compagnia, ci parlerà del problema dell'udito, è un problema che ahimè colpisce, già alla mia età comincio a sentirci meno, ma per fortuna oggi ci sono tante soluzioni. Ne parleremo con Audio Più fra 20 minuti circa, ma adesso una bella canzone. Mister Domenico. Mister Domenico, prego regia. Leggo in fondo i tuoi pensieri, cerco in un sospiro i tuoi desideri. Mostrami la parte del tuo cuore che nascondi nel profondo. Ascolto tutti i tuoi silenzi, com'è bello perderli dentro ai tuoi occhi. Sono io il tuo sogno quando resti sveglio, senza niente intorno. Tu che sei la forza e il coraggio, la meta in un viaggio, il senso dei giorni miei, io ci sarò da ora e per sempre. Da miliardi di persone ti ho riconosciuto nella confusione. Sciogli quel sorriso dal tuo viso e andiamo via lontano. Tu che sei davvero importante in ogni mio istante, sei la melodia e non passerà. In un giorno di pioggia, stanotte.
siamo musica vera che resta. Grande voce il nostro mister Domenico. E allora, come sempre sapete che insomma, se si va al volante non si deve bere, se si deve guidare, perché c'è il rischio di essere fermati. A volte però insomma c'è chi riesce anche in qualche modo a convincere che tutto sommato, ecco, non è proprio così negativo. Vediamo un po' questo scambio di opinioni, sempre grazie alla nostra Franca. Prego. Carre. Mamma, ma c'è cosa? Abbiamo bevuto, vero? Io sì, voi non lo so. Io non stavo con voi. Tu hai bevuto? Io no. E tu? No. Bevete, bevete, bevete. Un giorno moriremo. Sì, di questo fatto abbiamo parlato prima. Ma tutti gli altri giorni no. Stavamo discutendo prima. Cioè, prima ne parlavamo. Per questo bevete. Ha ragione. Bevete. Eh beh, andare. Attenzione. Va bene. Allora, le 11:38 minuti primi, ricordo come sempre naturalmente che lo 0444-966274 è il numero dove vi risponde lo zio per le richieste, per le dediche, per i saluti, quello che volete fare, insomma lo zio è qui a vostra completa disposizione. Sono qui. E poi il nostro numero di WhatsApp per i vostri buongiorno, per i video e le vignette divertenti, ricordo anche, ripeto, per le fotografie delle mamme, quindi tutte le mamme sono chiamate all'appello, io vi faccio questo promemoria, ecco, pensate anche alle mamme, vostre figlie o altre, insomma, se volete mandarle, domenica vi festeggeremo tutti assieme. Tra poco troveremo anche i vostri buongiorno e volevo mostrarvi i personaggi famosi di oggi, caro zio. Iniziamo con una bellissima, io credo una delle più belle. Devo dire che ho una foto di mia mamma giovane che somigliava, è una bellissima donna, anche la mia mamma, anche se insomma sto parlando come posso dire in conflitto di interessi, con una pettinatura che mi ricorda sempre questa grande attrice scomparsa nel 1996, ma che ha segnato anche in Italia, come posso dire, ha lasciato molto affetto e molta simpatia anche per un film famoso, Vacanze Romane, dove lei, caro zio, saliva su questa Vespa che era il, come posso dire, l'oggetto del desiderio del momento senza saperla guidare. Vediamone una piccola clip, stiamo parlando di Audrey Hepburn. Eccola. Molto bene, caro zio, Vacanze Romane, eccola qua, la sua bellezza straordinaria, Audrey Hepburn, quindi oggi il suo compleanno, noi la ricordiamo con grande affetto. Allora, andiamo dal sacro al profano, caro zio, perché sempre al cinema rimaniamo, il cinema però è a luci rosse, bella, molto rosse, bella, anche se adesso è diventato un personaggio popolare nelle pubblicità, insomma, molto sdoganato, insomma, stiamo parlando di Rocco Siffredi, insomma, gli facciamo gli auguri, lo vediamo in gioventù, 57 anni. Ormai è stato superato. È stato superato, non so da chi. Vabbè, comunque. Oh, va bene, dai, facciamo una bella canzone che ci porta direttamente all'anticipazione del TG. E tra poco ci collegheremo con Audio Più e con la nostra Giorgia, questa brava e giovane dottoressa e anche giovane mamma. E che canzone andiamo arriva? Con Francesca Mazzucato. Francesca Mazzucato, eccola per voi. Non nasce il sole ed illumina la valle. Mi abbandono al vento dei ricordi mentre soffia via le nuvole.
mia vita, il mio cuore, la mia pelle. Qui dove ho sognato di una casa e dove tu mi hai detto addio. Qui io ti aspetterò, io sarò qui e ti aspetterò, e se tu non verrai saprà bastarmi la mia fantasia e la speranza che tu cambi idea. Per cercarti, perché qui che ti ho trovato, qui dove incontrai il tuo primo sguardo, ora volti le tue spalle, nella lunga danza di una notte ci sorprese la mattina. Tramontare mentre tu mi dici addio. Qui io ti aspetterò, io sarò qui e ti aspetterò, e se tu non verrai Brava e bella Francesca Mazzucato, caro zio. Allora, cominciano ad arrivare le foto delle mamme, quindi tra poco ne vedremo alcune. Per domenica, pensate anche a vostre figlie, ricordatevi, o alle mamme che non ci sono più. Noi raccogliamo tutte le foto delle mamme, quindi con grande piacere, abbiamo questo grande piacere. Allora, se sei d'accordo, caro zio, andiamo a vedere le anticipazioni del TG e poi ci ritroviamo tra poco insieme. Prego. Rieccoci qua, caro zio. Allora, prima di collegarci con questo nostro nuovo sponsor, che è Audio Più, con la dottoressa Giorgia Santuliana, giovane e brava, devo dire, tanti anni che fa questo lavoro, ma insomma, il mondo, caro zio, va avanti, devo dire, una neomamma anche, insomma, ne parleremo. Dai, intanto una bella canzone a tenerci compagnia, che arriva? Le edizioni Novalis, nuovi video che sono arrivati. Quale abbiamo scelto, caro zio? Non lo so. Ecco, Babilonia, vediamo un po' se è Galassi o se... Ah, Stefania Orlando, protagonista, conoscete, grande soubrette televisiva, protagonista dell'Isola dei Famosi, anche di questo video, edizioni Novalis. Prego, un'anteprima per voi da Viva la Musica. Le luci del tramonto, l'effetto del jet lag, da tanto sto cercando l'isola che non c'è. Negro mio mosco mio, non so decidi tu, la sabbia brucia i piedi, il vento che porta un reggaeton, la maglia Rolling Stones, non si
si conta il tempo, il giorno passa in un'ora. Notti con l'asfalto che si attacca alla suola. Rivoluzione, un aquilone. Babi. Cercando Babilonia, ho trovato te. Libri di Bukowski, sabbia, mare e mossi, la tua pelle nera. Come una grande festa, come sole in testa. Insieme siamo un quadro di Monet. Un fiume di gente, la luna si accende su questa sera. Come nell'Hall of Fame, il bello arriva ora. Baby, let's start the game. Dai, vieni via con me nella Regno Chanel. Portami adesso a vedere l'alba come King Kong sui tetti di New York. Puoi fermare il tempo riguardando una storia o baciare ad occhi chiusi andando a memoria. Rivoluzione, birra al limone. Bobby. Cercando Babilonia. Ho trovato te, libri di Bukowski, sabbia, mare e mossi, la tua pelle nera. Come una grande festa, come sole in testa, insieme siamo un quadro di Monet. Un fiume di gente, la luna si accende su questa sera. Babilonia, 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 Babilonia. Fino a notte fonda cercando ancora. Babilonia, 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 Babilonia. Fino a notte fonda balliamo ancora. E se dovrò partire, perché un viaggio non può che finire, ho tenuto nelle mie valigie un biglietto per te. In un posto così la notte non mi sembra vera, ma è da vivere. Stefania Orlando direttamente dall'Isola dei Famosi, questo debutto in anteprima per voi di Viva la Musica. E in anteprima abbiamo anche Audio Più, centro acustico Audio Più. Andiamo a pieno schermo con questa presentazione. Allora, la sede principale è a Mestrino, in provincia di Padova. C'è il numero di telefono che vedete in grande, 049 900 4228. Amiche ed amici, parliamo di uno dei problemi che, come tutti i problemi, a volte vorremmo accantonarlo, però poi se lo accantoniamo può diventare un problema più grande. Allora, Audio Udito, tra pochi istanti avremo con noi Giorgia Santuliana, la dottoressa, ma intanto vi ricordo delle cose importanti che poi magari ci faremo confermare da lei, ma visto che è la prima volta, insomma, che ci incontriamo, avevo piacere che anche voi la conosceste. Intanto, fornitore autorizzato ASL e INAIL, sapete che ci sono delle casistiche naturali naturalmente per gli apparecchi che possono essere forniti, quindi anche in qualche modo, quindi senza doverli pagare, ma con tutte le pratiche che possono essere seguiti. Qui vediamo Giorgia con un signore al quale sta mostrando gli apparecchi. Come vedete dalla mano sono apparecchi anche minuscoli, invisibili, caro zio, quindi ce n'è veramente per tutti. Quindi anche sfatiamo questo famoso tabù dell'apparecchio. Credo che ormai non ci si debba più né vergognare né niente, ma è importante sentirci bene, perché sentirci bene non è solo un problema fisico, ma è un problema sociale.
sociale, se voi siete insieme ai vostri nipoti e ai vostri amici e non sentite, vi isolate, questo non va bene. Ecco, vediamo anche dei collaboratori, andiamo pure a pieno schermo, abbiamo l'opportunità di vedere le famose cabine dove vengono fatti i test, quindi credo audiometrici, non so se il termine esatto, ce lo faremo dire dalla dottoressa Giorgia tra poco. E qui vediamo anche questa gentile signorina che vi aspetta naturalmente, e qui abbiamo lo staff. Allora, come sempre noi andiamo molto, lo sapete, su quello che per noi risulta essere anche la conoscenza, nel senso che andiamo a avere il piacere per tutti quanti voi di poter vedere, eccoci qua, i protagonisti, farveli conoscere, perché questa è la cosa importante. Allora, con noi abbiamo la dottoressa Giorgia Santuliana. Buongiorno, cara Giorgia, eccoci qua. Buongiorno, come ciao va? Alberto, grazie, un saluto anche allo zio. Oh, molto... Ti saluta lo zio. Allora, grazie. Intanto questo sorriso secondo me è contagioso, che credo allora tutte le persone che ci stanno seguendo devono avere un riferimento, non so se il capitano se riesce a mettermi, grazie, ecco, lasciamo a pieno schermo la nostra Giorgia. Allora, già, intanto è, come posso dire, un benvenuto e un grazie che ci dai una mano come sponsor. Noi vorremmo anche che le persone che sono in zona, ma anche un po' lontane, perché ricordo e ribadisco, chiamo dottoressa che mi viene meglio, insomma, che non è che uno tutti i giorni va a farsi un test per l'udito, no, quindi si va sulla fiducia. Sì, esatto. Allora, diciamo che è bene fare un controllo una volta ogni tanto, una volta ogni due anni sarebbe la cosa migliore. Se però vi accorgete che c'è qualcosina che non va, magari vi perdete qualche parola e sentite ma non capite, allora io vi aspetto per un controllo. Da noi è gratuito, quindi non si paga niente, non è invasivo assolutamente, avete visto anche nelle foto, abbiamo la cabina, vi metto le cuffie, vi faccio questo test che dura pochi minuti e vi do subito la risposta, quindi vi dico effettivamente a che punto è la salute del vostro udito. Questa cosa è importante perché appunto uno magari non ci pensa, non fa male, aspetta, invece insomma è un bene anche sapere un po' la nostra situazione. Se poi c'è qualche problema di udito, leggero calo, vi spiego tutto, vi faccio tutta la consulenza che è sempre gratuita, quindi senza nessun impegno assolutamente. E dopo, se lo volete, vi accompagno a ritornare a sentire bene, che è sempre, come dicevi anche tu Alberto, è molto importante. Leggevo appunto che c'è questa parte che viene un po' trascurata, no? Perché uno pensa a un problema fisico, come ho male alla gamba, l'orecchio. Esatto. Ecco, però l'isolamento, nel momento in cui tu non senti bene, cominci a perdere il contatto con chi ti sta attorno, che comunque cominci a dirgli non ti ho sentito, cioè diventa anche per la persona che non sente, poi si crea un problema anche psicologico che si può risolvere, no? Ecco. Sì, assolutamente sì. Fortunatamente sì, ad oggi la tecnologia ci aiuta tantissimo, quindi abbiamo soluzioni, come hai detto bene anche tu, piccole, quasi invisibili se vogliamo, super tecnologiche, quindi possiamo sentire bene, chiaro, anche in tutti gli ambienti, anche quando ci sono più persone che parlano, quando andiamo magari ad ascoltare la musica, se si potrà tornare ad ascoltare dal vivo, e quindi tutte in queste situazioni, in famiglia, con la televisione, vi capita mai magari di dover alzare un po' il volume perché fate fatica a sentire? Ecco, invece con gli ausili per l'udito di nuova generazione è tutto più semplice, tutto più facile, fanno tutto da soli, quindi ve li regolo io, ve li sistemo io, dovete solo indossarli e vivere felicemente la vostra vita e ritornare a godere dei suoni della vostra vita. E sentire bene, viva la musica! Sì, soprattutto! Allora Giorgia, prima di salutare, volevo chiederlo, la sede principale a Mestrino, poi noi in questi giorni ne parleremo e daremo i numeri di telefono, faremo vedere bene, poi ci collegheremo con te magari prossimamente. Ecco, però so che tu ricevi anche in altre situazioni, magari ci darai, ecco, possiamo già identificare, poi daremo bene anche i giorni, gli orari, dove precisamente. Sì, allora io ricevo appunto, come hai detto bene tu, qui a Mestrino, dove è la sede principale, poi ricevo anche a Vicenza, presso il centro Senior Veneto si chiama, che è in via Cristoforo Colombo, zona Villaggio del Sole per capirsi, e anche a Bastia di Rovolon, presso il poliambulatorio Soncin Medica. Lavoro sempre su appuntamento, quindi è bene sempre, potete chiamare in qualsiasi momento, risponde Sofia, che l'avete vista nelle foto.
vi fissa l'appuntamento tranquillamente, è sempre gratuito anche in queste sedi e vediamo insieme in base agli orari che preferite, quindi tutto si può fare. Beh, direi massima disponibilità. E intanto Giorgia, avevo anticipato, è anche mamma, non so da quanto, sì. Giorgia. È da 5 mesi. Da 5 mesi, facciamo un applauso dalla nostra regia. Grazie. Insomma, anche perché stiamo raccogliendo le foto, noi abbiamo già la tua, delle mamme per domenica, la festa della mamma, che mettiamo assieme in una bella canzone, quindi insomma metteremo anche la tua se tu ci dai il permesso, insomma. Certo, sì, va bene, è quindi... la mia prima festa della mamma, quindi beh, insomma, minimo la festeggiata, va bene. Allora, grazie dottoressa Giorgia Santuliana. E noi chiediamo al nostro pubblico, chi, ma ripeto, anche insomma chi deve fare 20, 30 chilometri, 40 chilometri, poi avete sentito, si può prenotare anche a Vicenza, Basti di Rovolò, per tutta la zona, ecco, ma anche gli amici che abitano Rovigo, Padova, Mestrino, insomma è facilissimo da trovare, ne parleremo. Intanto buon pranzo, perché forse la bimba bisogna dargli da mangiare fra poco, e anche buon pranzo a tutto lo staff di Audio Più. Grazie. Giorgia, grazie e buona giornata. Grazie, e grazie naturalmente Audio Più. Noi, lo sapete, i nostri sponsor, quindi che sono importanti per noi, ma sono importanti in funzione anche di quello che possono fare per voi, sulla fiducia, sulla simpatia, sulla professionalità. Giorgia è una grandissima professionista. Allora, caro zio, facciamo una piccola pausa e poi subito ci regaliamo una bella canzone di Daniele Cordani. Ecco, fra poco Daniele Cordani, ma prima pubblicità, prego. Io qui sveglio a pensare, a rimpiangere i miei sogni. Resto qui a cancellare quelle mie poche gioie con mille delusioni. Ho provato a pregare, a rivolgermi al cielo con propositi buoni. Quanto tempo può passare per poter dimenticare il tormento di un amore? Sono qui col mio bicchiere, qui da sola ad annegare in questo vino le mie pene. Butto giù lacrime a mare per tacere questo cuore che non sa dimenticare. Versatemi da bere per guarire il mio dolore, questo vino farà bene. Sono qui, voglio brindare, siete amici sul bicchiere, alla vita, a un nuovo amore. Mazzi di rose, poesie appassionate, folli notti d'amore. Mazzo innamorato, geloso del mio passato, ma conquistato il cuore. Io che a lui ho dato tutto, e lui il cambio che ha fatto, condannata a soffrire. Andato via e con lui la vita mia, maledetto traditore. Sono qui col mio bicchiere, qui da sola ad annegare in questo vino le mie pene. Butto giù lacrime a mare per tacere questo cuore che non sa di me. Versatemi da bere per guarire il mio dolore, questo vino farà bene. Sono qui, voglio brindare, siete amici sul bicchiere, alla vita, a un nuovo amore. Sono qui, voglio
bicchiere. Alla vita, a un nuovo amore. Molto bene, sono le 12:07, primi, caro zio, stiamo raccogliendo le foto della mamma, lo ricordo per chi si fosse sintonizzato adesso in ritardo, mi sono dimenticato, ma abbiamo 2 giorni, potete mandarle anche al pomeriggio, 392-666-0099 entro giovedì, lo ricordo, e le fotografie delle mamme, pensate alle vostre figlie, pensate alle vostre mamme, anche quelle che non ci sono più, se avete piacere noi le mostriamo tutte. Allora, volevo dirle, caro zio, una cosa importante, che se al Gambaro a Cadone, che tutto è prenotato naturalmente per i 2 appuntamenti di Omar Codazzi domenica prossima e Omar Lambertino il 16, andiamo al 23 maggio dove troviamo la nostra Dania d'Animus Band, eccola qua, sempre con la formula del pranzo nel grande giardino estivo, tutti con i tavoli distanziati, quindi mi raccomando 049 70 16 26 il numero di telefono, eccoci qua, Dania d'Animus Band domenica 23 maggio, poi il 30 maggio si ripete l'appuntamento, ma questa volta a tenervi compagnia saranno le voci e la simpatia di Igor e Linda Biscaro, quindi il 30 maggio, e andiamo già alla festa del 2 giugno dove il pranzo nel grande giardino estivo sarà in compagnia di Enrico Marchiante. Allora, sei pronto il nostro capitano, caro zio, io andrei velocissimamente con il buongiorno del nostro pubblico, perché poi abbiamo anche Ottica Lux, insomma abbiamo un sacco di cosucce simpatiche da far vedere e poi anche le foto delle mamme che oggi sono arrivate. Ci siamo, caro capitano? Pronti, prontissimi, parte Giovanotti e partono il buongiorno, prego regia, prego. Eccoci qua, si va con zitta, i fiori che sbocciano ci insegnano che non ci sarà mai un inverno così freddo da non farci rifiorire. Roberta, la nostra splendida vedetta triestina, caro zio, iniziamo questa nuova giornata con i colori della speranza. Buon martedì, il momento più bello ogni mattina di aprire si pare sul nuovo giorno e vedere ancora una volta di quanti colori risplende la vita. Il nostro Walter, Teresa, buongiorno, la vita è un viaggio e ogni mattina si riparte, destinazione la felicità. Silvana, il gesto più bello inizia sempre con un buongiorno, felice martedì. Sabrina, buongiorno a chi ha un posto speciale nel mio cuore. 4 maggio, Raffaella, un sorriso per salutare il nuovo giorno, un nuovo sole per illuminare la giornata, un bacio, un amico speciale per dirvi semplicemente buongiorno. E Paola, mettiamo un pizzico di cuore in ogni cosa, un saluto, un bacio, in un abbraccio, che la giornata cominci sempre con un pizzico di positività, ecco, non positività, non quella che conosciamo. Buona giornata a tutti, firmata da Mary, buongiorno da Marina, buongiorno, buon martedì da Giusy, buongiorno da Giuliana, buongiorno da Giovanna di Rovigo, fa tutto quello che è giusto e ciò che è sbagliato, scegli ciò che ti rende felice. Viva la musica, buongiorno da Giovanna di Rovigo che la firma, e poi un pensiero, un abbraccio che riscalda l'anima, buon martedì da Elsa. E Carla, non abbiate mai paura dell'ombra, è lì a significare che vicino a qualche parte c'è la luce che illumina. Eh sì, pronti, si parte per un nuovo giorno, splendida giornata, Michi da Spinea, e buongiorno da Oriete Ezio. Barbie si è vaccinata e sta bene, ecco, vista così non sembrerebbe. Buon martedì, ce la faremo anche oggi, a mandarcela Adriana, è il nostro Umberto. E poi, ecco, 3 tipi di buongiornissimi, funghi della provincia, Gorizia, motociclisti, familiari, Udine, animali strani, insomma, la nostra Maria Luisa. E auguro a tutti una splendida giornata, felice martedì da Genia. Buondì, buine giornate, caro zio, la nostra Genia, sempre in friulano. Il buongiorno da Lucia e Guido che ci mandano questo video. Il lunedì è andato, ora è martedì. A noi due, buongiorno da Bruna, da Saonara, Antonietta, buongiorno. Viva la musica, la nostra Alma che la firma. Una bella giornata, non dipende da quanto sole c'è fuori, ma da quanta luce abbiamo dentro. Pensate alle parole che dite, io dico che è giunto il momento del mio buongiorno. Sì, un buongiorno condiviso moltiplica il sorriso. Grazie Alessandro. Buon martedì, non si vive respirando ma sentendo il profumo della vita, Adriana di Movolenta. Questa mattina voglio dire un abbraccione a tutti e con il cuore voglio augurarvi un dolce risveglio. Buongiorno a tutti, nessuno escluso. Buon martedì da Adriana e Siro. Un bel applauso, grazie, e la canzone è tutta per voi, caro zio. Per i nostri amici di Casafrago, la Silvia Dino, una buona giornata e tutta la compagnia con l'orchestra Bagutti. Bagutti, per voi, eccolo. Thank you.
poi prendi e te ne vai e mi lasci sola qui, tanto sai che puoi tornare. E ogni volta mi rimane il tuo sapore addosso che mi fa male. Fai quello che vuoi, nella mia vita vieni e vai, eppure sento che mi ami anche tu. Che tu fai parte già di me, anche fuori le lenzuola. Io vorrei mandarti via, ma so che non posso, perché vivi dentro me. Fai quello che vuoi, nella mia vita vieni e vai, eppure sento che mi ami anche tu. Forte quella porta, tanto tornerai da me, lo sai. E quando facciamo l'amore io e te, sento il tuo cuore che batte forte, batte, batte, forte dentro di me. Dimmi che mi ami tu. Bella canzone, caro zio. Grazie. Molto che bella. Bello, allora, attenzione, guarda, perché tra poco vedremo le foto delle mamme che ci avete mandato, ma servono per domenica e ne aspetto molte altre. Grazie, però, siete state straordinarie. Intanto potete recuperare anche il pomeriggio figlie o altre, dirlo alle amiche. E ricordo anche che vedremo tra poco i festeggiati, il pranzo è servito dello zio. E andiamo però con Ottica Lux, ricordandovi Andrea Aghito. Ecco, un po' come la dottoressa Giorgia, Andrea Aghito, un unico punto vendita, e ad Altichiero Paolo, però tanti di voi ci stanno andando proprio perché la visita è gratuita come da Giorgia e avrete una consulenza che è assolutamente gratuita, però la visita è gratuita se siete telespettatori di Viva la Musica, quindi non è gratuita a prescindere. Vi ricordo, andiamo più a pieno schermo, Andrea Aghito, ottico ottometrista, il bene dei nostri occhi è fondamentale, io lo ripeto sempre, sapete che ho il mio babbo che ha perso la vista, quindi so quanto è importante vederci attraverso, insomma, le sue testimonianze. Allora, controlliamoci, gli occhiali non si fanno tutti i giorni, si fanno
il più raramente possibile, ma devono essere perfetti. Allora 049 86 42 034, fate la visita, non siete è gratuita per voi, non siete obbligati comunque a comprare gli occhiali dopo, se volete però sul piatto ci sono 100 euro di sconto su un occhiale da vista, o se ne comprate due, il secondo lo pagate la metà. Da martedì a sabato Andrea vi aspetta. Mi piacerebbe fare un collegamento Skype anche con lui, ma è un po' timido, ieri si è vaccinato. Comunque, ecco, quindi si è vaccinato. 049 86 42 034, anche se ad Andrea c'è il massima sicurezza. Allora, Ottica Lux intanto ci offre, caro zio, e anche i buongiorni che sono arrivati adesso, con grazie a Daniela e Vanio, grazie di cuore, li vediamo, così vediamo anche i festeggiati. Grazie anche a Elvira e Roberto di Vigo d'Arzere e alla nostra Daniela. E a Natalina, naturalmente, il suo buon martedì. Allora, facciamo suonare il nostro organista, perché, caro zio, si festeggiano 53 anni di una grande amica. Qui abbiamo Franca, la nostra fornitrice, caro zio, la nostra spacciatrice di video divertenti. Franca Esterino, 53 anni, guardate quel bellissimo momento straordinario. E adesso vediamo una bella sequenza. Questa è Franca, l'amica che ci manda tutti questi video, non è l'unica, ma insomma diciamo che lei si è specializzata. E qui vediamo anche Esterino, auguroni da tutti i figli, le nuore, i nipoti, e anche da parte nostra, anche da Fernanda e Filippo, che ci hanno mandato anche loro le foto. Quindi auguroni veramente di cuore, facciamo un bel auguri che meritano, insomma, questa bella coppia. Grazie capitano, eccoli qua, veramente grazie di cuore. E poi ieri, caro zio, ha compiuto gli anni nonno Italo, eccolo qua, da parte, gli auguroni da parte della moglie Elda, dei figli e i nipoti, eccolo qua, guarda che bella famiglia, questa è una bella foto, dai, auguri, 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 auguroni di cuore. Ecco, bella l'idea della scala, auguroni nonno Italo, rivedremo le foto anche stasera. E tanti auguri anche a Luca, tantissimi auguri di buon compleanno da Alessandro Michele di Spinega, il fratello di Alessandro, i suoi 51 anni, anche lui è arrivato. Allora, caro zio, vediamo un po', è tempo di fare, il pranzo è servito. Allora, straccetti di pollo con peperoni e pomodoro da Alma, caro zio, insomma, delicato. E Fernanda e Filippo avevano festeggiato con torta salata, raboso e vino dolce, caro zio. Poi c'era polenta con spezzatino da Paola di Trichiana. E questo bel dolce trancio di pavesini sembra la nostra Fernanda e Filippo. Vi mostro le mamme, mamma Emanuela, mamma Lucia, Iole, e poi abbiamo Michela, Marica e Luciana, eccole qua, la mamma Emilia di 99 anni del nostro Umberto, la nostra Alma, la mamma di Alma Augusta e la nostra Anna, e ancora Michela, mamma e nonna, e la nostra Orietta. Bene, per adesso abbiamo raccolto queste, grazie. Ricordo, caro zio, che cosa dobbiamo ricordare? Ecco. Ricordiamo che siamo quasi alla fine. Siamo alla fine, sì, siamo alla fine. E naturalmente grazie a Ottica Lux, domani vedremo lo spot, naturalmente. Vi ricordo come sempre gli appuntamenti prossimi del Gambaro, l'abbiamo detto, ecco, che ci terranno compagnia. E domenica non prossima, che è tutto occupato con il nostro Omar Codazzi, abbiamo un'altra canzone. Allora, prego, prego, andiamo con Marco il Crato. Tornerò, com'è difficile restare senza te. Cominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami, tornerò, pensami sempre, sai, e il tempo passerà.
understand. I return again. Eccoci, eccoci qua, allora ve lo ricordo, domenica 23 maggio D'Animos Band nel grande giardino estivo del Gambaro. Abbiamo gli ultimi istanti, quindi andremo noi a nero in pubblicità e poi tra poco il TG Veneto News. Eccolo qua, domenica, poi 30 maggio Igor e Linda Vischero e il 2 maggio il pranzo con Enrico Marchiante. Per tutte queste date 049 70 16 26. Mi raccomando, i posti sono limitati, non dimenticatelo. Grazie capitano, affrettatevi, perché poi, come domenica scorsa, le altre domeniche, qualcun altro è rimasto fuori e questo ci dispiace. È arrivata anche la foto della mamma e nonna Marina di Veternigo e anche lei sarà protagonista. Va bene, allora stasera rivedremo i festeggiati, rivedremo 15 secondi, a tutti voi buon pranzo, grazie zio. Avanti, fuori secondi. Ecco, grazie al nostro capitano Marco, c'è la pubblicità e subito dopo il TG. Viva la musica, alle 13, vietato tacere con Fabio Carraro.